semplicemente fratelli, che non è poi così semplice essere fratelli delle volte, no? No, anzi, proprio direi la fraternità è un luogo, il primo luogo in cui si accende il conflitto. Noi quando nasciamo il primo conflitto lo conosciamo con i fratelli, con le sorelle, perché fratelli e sorelle da un lato è la nostra condizione, direi, essenziale. Siamo tutti figli di un uomo e di una donna e tutti fratelli tra di noi, ma proprio nella fraternità, che è il primo rapporto affettivo che tutti sperimentano, e nasce il conflitto, nasce l'aggressività e diventa sempre molto problematica poi la convivenza, proprio la fraternità. Non è un caso che nella Bibbia il primo peccato consumato dagli uomini tra di loro è stato un omicidio presso un altare di Caino che uccide Abele. Da quel momento la nostra storia è sempre una storia di lotta tra fratelli, poiché la fraternità sia letta a livello mondiale sono le guerre tra popoli, a livello di società sono le guerre tra gruppi, fino alla famiglia in cui la guerra si fa anche tra fratelli e sorelle consanguinee. Cosa può dire la fraternità francescana oggi alla società che vive di individualismo, di crisi, di egoismo? Può essere una formula positiva per il futuro? Questa è un po' la provocazione che arriva da questo convegno. Ma credo che sia la fraternità cristiana, quella francescana, non c'ha un altro messaggio. Certamente San Francesco l'ha vissuta in un modo talmente unico ed eloquente che ancora oggi noi sentiamo il suo messaggio. Quello che ha capito San Francesco è che questa fraternità non è solo tra gli uomini, si estende a tutte le creature, si estende agli animali, si estende ai vegetali, si estende a nostra madre terra, e quindi è una fraternità cosmica. Questo credo che sia la grande intuizione di Francesco, almeno nell'Occidente cristiano, è stato lui e soprattutto lui a darci questo messaggio. Quindi essere fratelli vuol dire anche essere rispettosi, oltre che verso le persone, anche verso il pianeta in generale. Ma se la terra viene chiamata da Francesco sorella e madre, se il sole, la luna, se l'acqua sono sorelle, significa che il rapporto con loro non deve essere di sfruttamento, non deve essere un calpestamento, un dominio, ma un rapporto di fraternità in cui noi ci rispettiamo tra creature perché abbiamo bisogno gli uni degli altri e ci possiamo salvare solo tutti insieme. Una volta si diceva che il grosso limite alla fratellanza, comunque alla solidarietà tra persone, erano gli stati nazionali. Ora che gli stati nazionali che stanno crollando, però non mi sembra di vedere maggiore fratellanza tra gli uomini, probabilmente ci sono delle radici più profonde di divisione. La fraternità ha tante dimensioni, dicevo prima, se nasce proprio là dove c'è consanguineità, dove si è figli degli stessi genitori, si porta lo stesso sangue e si condividono tante cose di quella che è l'eredità. Una volta passato l'evento che fa tanto clamore, poi si lascia passare la Buriana e poi si fa finta di niente. Allora, la legge sul testamento biologico, che sembrava cosa così urgente dopo la morte di Eluana, guarda quanto adesso ne parla più nessuno.